l'aeroporto esprime un giudizio positivo sul fatto che ENAC abbia dato il via libera al nuovo progetto. Credo a questo punto che il prossimo passaggio debba essere il confronto diretto tra tutti i sindaci coinvolti e il presidente della regione Giani, in modo da vedere approfonditamente le carte del progetto, di cui abbiamo preso per ora, diciamo, una visione preliminare. Io sono fiducioso sul nuovo metodo che stiamo mettendo in campo, che è basato sulla, come ha detto anche il sindaco Fossi, sulla diciamo riconoscimento paritario di tutti gli attori istituzionali, sul pieno coinvolgimento di tutti i sindaci, da Prato a Campi Bisenzio, a Sesto, ovviamente il Comune di Firenze, che è direttamente impegnato e la cui posizione, voi sapete, è sempre stata a favore del potenziamento e del diciamo, miglioramento delle condizioni di agibilità e sicurezza dell'aeroporto. Quindi ora si apre davvero il percorso per un confronto attento senza pregiudizi. Quello che io mi sento di chiedere ai colleghi sindaci, e apprezzo molto quello che ha detto il sindaco Fossi, è che non ci siano pregiudizi nel vedere le carte e nel guardare tutte le migliorie che la società Toscana Aeroporti e ENAC hanno apportato rispetto ai punti che sono stati sollevati dai vari comuni, diciamo, contrari all'opera.